E allora, cavolo, bene, qualificazione alle Olimpiadi, diretto questa volta, senza troppi giri come la scorsa. E poi, Leo, queste saranno Olimpiadi in cui vedremo il vero surf, perché quell'onda chiama il vero surf e secondo me ci sarà anche un'altra visibilità, perché è vero che c'era una grande voglia di sport a Tokyo, che da 2020 è diventato 2021, però Parigi 2024 e quell'onda lì è tanta roba, sei felice? Allora, sono felicissimo, è un obiettivo che quest'anno era veramente uno dei miei più grandi obiettivi, qualificarmi alle Olimpiadi, e ho fatto un bellissimo anno finora sul circuito mondiale, quindi sono molto felice. Ovviamente a Gebe ho avuto uno di quei feeling che sei felice, però quando perdi ovviamente nello stesso giorno sei felice ma sei triste, però ovviamente guardando a lungo termine. È stato un grandissimo obiettivo raggiunto e adesso ho esattamente un anno, oggi esattamente è un anno, manca un anno alle Olimpiadi, esattamente oggi. Oggi è il giorno della cerimonia di apertura l'anno prossimo. Nell'anno prossimo, esatto. Questo, non lo sapevo. Quindi è Figata. una cosa bellissima, comunque è una cosa bella avere un anno di preparazione. Come hai detto tu, l'anno scorso, l'ultima Olimpiade, mi sono qualificato veramente all'ultimo, con diversi motivi, per diversi motivi, però adesso siamo pronti. Primo passo raggiunto e ovviamente è solo l'inizio. Questo è solo l'inizio perché non vado, cioè vado per ovviamente portare una medaglia a casa e avrò un anno per prepararmi veramente fisicamente, mentalmente, cercare di fare Tahiti il più possibile e sarà una gara speciale. Tahiti è un posto speciale, tanta gente non sa che onde saranno, cioè che onde farà le Olimpiadi, sarà veramente l'Olimpiade da sogno. Il surf, secondo me, lì andrà veramente a livelli più alti, raggiungerà veramente una cosa mediatica assurda, secondo me, perché l'onda è spettacolare. E poi l'altra cosa spettacolare delle Olimpiadi a Tahiti è che il fuso orario è diverso, quindi sarà l'unico sport l'unico sport al mondo che sarà in Essere trasmesso diretta da solo. in quel momento. Quindi tutti i canali del mondo, visto che non Pazzesco. avranno nessun canale da mostrare in diretta, mostreranno il surf, quindi anche quella è una cosa Gran bellissima figata. Cioè, tanto ci perché sono sono molti 12 ore, quindi, certo. saranno 12 ore di differenza, quindi magari la sera abbiamo l'inizio della gara, avremo la fine di qualche gara, però ovviamente quando arrivi alle 10, 11 di sera nostra in Europa, per noi è l'inizio della giornata, quindi sarà spettacolare. Sì, è incredibile, Leo, perché alla fine quando ci sono le Olimpiadi tutti i canali sportivi di ogni paese, ma in realtà proprio le emittenti nazionali tipo la RAI, ora non so perfettamente quali sia in Francia, però trasmettono lo sport H24, quindi arriverà il momento in cui ci sarà, come dicevi tu, super interessante solo il surf e quindi tutti dovranno vedere il surf. E che Sì, surf! magari a Tokyo per gli italiani non era così facile guardarla, che canale, quale canale, cosa. Invece secondo me sarà, non so se è Rai o chi è che avrà i diritti, però basta che accendi il televisore, metti le Olimpiadi e secondo me ci sarò io, speriamo, a Chōbu Grande, dentro un tubo gigante. tu sicuramente ci sarai in quel tubo gigante a Chopu, ma la verità è che forse ti aspetti che qualcuno arrivi, si qualifichi, ma non abbia il livello, la preparazione o l'abitudine a surfare quell'onda? Allora, sicuramente i modi per qualificarsi, ci sono dei modi diversi, o dal circuito mondiale, e chi si qualifica dal circuito mondiale è Lo sa. pronto per ciò, Certo. perché sono veramente i surfisti più forti al mondo. Ovviamente ci sono diversi modi attraverso l'ISA, i giochi ISA, che erano a El Salvador, saranno a Puerto Rico l'anno prossimo, e anche i giochi panamericani, se non mi sbaglio. È possibile che ci sarà qualche surfista che magari non è super a suo agio con quelle condizioni, però devo dire che oggi comunque il surf ha un livello alto, i giochi ISA sono delle gare comunque molto competitive e secondo me sicuramente ci saranno surfisti che avranno più potenziale per prendere una medaglia, però non penso ci sarà un surfista che non è capace a fare un tubo. Certo, no, quello è sicuro, hai Diciamola ragione. così, capito? Assolutamente sì, è vero.
E invece un'altra cosa di cui vorrei parlarti, che ho notato durante quest'anno moltissimo, è proprio uno step in avanti, una maturazione anche dal punto di vista, e comunque a questo ci sto attento, oltre ad avere la fortuna, per cui ti ringrazio sempre del fatto di poter parlare, che ci confrontiamo e tutto quanto, però ho notato che sono cambiate le tue dichiarazioni. Hai iniziato ad avere anche un tipo di approccio diverso, credo, a tutto quello che succede nel mondo federale. Sei molto più coinvolto, probabilmente per merito tuo e per merito loro. E anche quando parli alla WSL, ai microfoni dopo una hit e raggiungi il risultato, spesso li ringrazi del supporto. Io volevo chiederti, appunto, se no, hai notato se effettivamente c'è stato un peso maggiore in questi ultimi anni da parte loro nell'aiutarti a raggiungere i risultati. Guarda, sicuramente, come hai detto tu, se adesso abbiamo, cioè, siamo veramente una squadra, sia grazie a me, ma anche grazie a loro, perché da tutte e due le parti stiamo veramente iniziando negli ultimi 2 anni, secondo me, a lavorare insieme. E questa è una cosa, sul quale io ne sono fiero, perché comunque del surf italiano io ne sono fiero, perché da una parte, cioè, ok, il surf è il surf, però in Italia faccio gran parte di questo movimento. E voglio cercare di aprire le strade nel modo migliore possibile, aprire le strade giuste. Fortunatamente abbiamo un buon supporto dal Comitato Olimpico, abbiamo oggi una bellissima federazione, bisogna usare questi budget nel modo migliore possibile e sono felice che ultimamente stanno facendo un grandissimo lavoro, ascoltando magari i miei consigli che ho dato nel passato. Hanno preso un coach come Adriano De Susa, che ci capisce di surf più di qualsiasi persona al mondo. E quindi lì veramente possono imparare tantissimo da questi consigli che anche Adriano gli può dare. E tutto, secondo me, diciamo, ha un suo tempo e ogni anno ognuno diventa più maturo con più esperienza, come magari Leonardo Fioravanti nel tour oggi è più maturo e ha più esperienza, anche la Federazione Italiana di Surf e il supporto che abbiamo dal Comitato Olimpico, dalle Fiamme Oro, sono più maturi e hanno più esperienza, perché ormai sono 4, 5, 6 anni che ci sta questo gran movimento e sono sicuro che arriveremo anche alle prossime Olimpiadi più preparati di magari quello che lo eravamo alle ultime Olimpiadi, alle prime Olimpiadi, ed è completamente normale secondo me. Certo, Però è certo. bellissimo vedere che questo movimento sta andando secondo me nella strada giusta. Che ci sarà anche nel futuro un bel programma per la nuova generazione che stanno adesso studiando insieme ad Adriano, non è ufficiale, però stanno studiando un bel programma per la nuova generazione, per veramente cercare di aiutare i piccoletti di 10-12 anni che saranno veramente, e speriamo, il futuro del surf italiano e tra qualche anno mi raggiungeranno, speriamo, Speriamo. nel podio più alto possibile, perché credimi che io rimarrò qua per qualche anno. No, no, lo so, assolutamente. Però sono veramente fiero del surf italiano e in qualsiasi modo io posso aiutare la nuova generazione, la federazione, le Fiamme Oro, il Comitato Olimpico, io sono sempre aperto perché voglio vedere un futuro del surf italiano. Assolutamente. No, no, questo è molto importante che tu sia così coinvolta e anche avere entrambi la possibilità di interloquire con entrambi, ho visto proprio un altro clima e si vede anche nei risultati. Però allora facciamo un passo indietro e torniamo a J Bay, perché di solito alle onde del tour siamo abituati a commentare l'ultima tappa e un'eliminazione un po' che fa rosicare, perché di pochissimo. E io mi sono focalizzato però guardando quella tua hit, l'ho rivista anche poi quando ho fatto il commento a San Marino RTV, su quella sfida fisica, mentale. Vorrei parlarne un po' tra te e Jack per tornare sul picco. Tutti hanno visto quella paddle battle, siete due atleti con una forza mentale, anche una preparazione atletica incredibile. Che ti passa per la testa? Sarà stato 1 minuto e mezzo, 2 minuti intensissimi. Che succede? Guarda, certo, ovviamente ne parlano tutti perché anche Stab ha fatto quel video È andato virale, che ci incredibile. sta, sono fieri di avere il suo surfista australiano che ha fatto la paddle battle, però ovviamente non raccontano la storia completa, cioè non è E che infatti raccontiamo noi, dai. non mi metto a raccontare, chi se ne frega sinceramente, nel senso che
io avevo la priorità, ho preso un 5.33, che è stato un errore. Diciamo quella hit, i primi 15-20 minuti ho fatto diversi errori. E il primo errore è partito quando la hit della priorità è diventata la nostra e avevo la prima priorità e ho preso un'onda che non era un granché, però l'ho surfata da fuori a sotto e ho preso un 5.33, un Sì, me lo 5.40 ricordo. che non era un granché. E mentre risalivo ho visto che ci È stava arrivato lui. un set gigante che stava arrivando, quindi ho remato fortissimo per cercare di ritornare e prendere almeno una delle onde. Quindi ho proprio remato fortissimo e quella parte non la vedi, però non è che... E ho remato fortissimo per cercare di risalire e prendere una di quelle onde perché era un set da diverse onde. E infatti ho preso la prima onda del set a tre Già a quarti metà del del point, picco, però. a metà più o meno, sì, dove ho fatto diverse manovre che sono andato molto giù al point con un piccolo tubo alla fine, che anche quella alla fine era un po' un errore perché un 5,77 non è un grandissimo punteggio. E lì ci sono state due onde tra la mia e quella di Jack, dove sotto erano super square, le ho prese tutte e due in faccia, proprio pesanti, dove Porca cercavo puttana. di... E la corrente che mi portava giù, ho provato a passare la prima, mi ha spaccato, la seconda mi ha spaccato, e poi l'onda di Jack, dove lui era lunga, ma non ha fatto tante manovre, quindi è arrivato giù da me, e la sua onda l'ho presa anche in faccia, L'ho e è visto, tra l'altro risalito che ha accanto a sperato me. praticamente, cioè è proprio uscito benissimo. Ed è uscito accanto a me. E gli ho detto, cacchio, adesso non so come ce la faccio perché già ero cotto dalle due o tre onde e le bombe in faccia. Poi c'è stata quell'onda dove abbiamo fatto la grave e lui è rimasto un po' dietro. Che E hai lì ho detto? detto, forse ho preso un distacco che posso riprendermi. Però quando è arrivato a palla, perché era abbastanza fresco, in quel momento ho pensato esattamente così. Qui io ho 2-5, ho 11 punti. Lui ha appena finito un'onda che ha anche fatto un claim, quindi avrà preso un bel punteggio e già aveva un 6,67, quindi secondo me i 14 punti ce li ha. Mancano 15 minuti, ho detto, se io adesso, che già sono stanco, spingo al massimo e mi finisco del tutto, arrivo al picco che non ho più energia per prendere altre due onde, perché a me ancora servivano altre due onde, perché avendo un 2,5 e lui magari 14 punti, a meno che non prendevo veramente un 9. Ancora mi servivano due onde. Quindi Quindi gli ho c'è. detto, sai che c'è? Fallo passare. Mi riprendo io perché devo arrivare fresco al picco per spaccare la prossima Ti prendi onda due onde anche, certo. e ne devo prendere ancora due. E di solito i set a Jeffrey's Bay fanno dei set da due o tre onde. Quindi ho detto, se arriva un set grosso, comunque due o Lui tre prende onde la del set prima o ci la stanno. seconda. Quindi se lui prende la prima, io prendo la seconda. Se lui prende la seconda, io prendo la prima. Certo, e Oppure se non la vuole terza ci partire te la sta. lascia, certo. Quindi in quella posizione ho detto, sai che c'è, lo lascio passare, io rimango fresco. E infatti appena siamo arrivati fuori, appena proprio appena, è arrivata quell'onda che lui mi ha lasciato partire e io ci ho fatto otto manovre. Sì, Ci ho mi fatto ricordo. otto manovre, ho preso un 7,77. E lì, secondo me, se avrei spinto al 100% nella paddle battle, quell'onda non l'avrei spaccata, perché quell'onda l'ho surfata Otto bene. manovre sono impegnative, cioè anche a livello E di quell'onda ho resistenza. spinto e sono molto fiero di quell'onda che è stato più o meno l'unico momento della hit che sono stato bravo, cioè che sono felice, quello è stato l'unico Okay. momento. Però vabbè, quel momento te lo sei costruito, diciamo, mordendoti la lingua quando tu, conoscendoti, Esatto, non avresti mai voluto perdere quella paddle. esatto. Però Infatti sei stato talmente conoscendomi avevo il maturo. cuore qua, però ho detto adesso sinceramente devo essere intelligente e ancora mi servono due onde. Se avessi avuto già magari 2,8 o un 8 e mezzo, un 7, un lead abbastanza grande, lì avrei spinto del tutto e sono sicuro che sarei arrivato al picco insieme a Jack, anche se era più fresco, Certo, e la priorità me l'avrebbe data a me. Però mi interessantissimo. serviva ancora, io ancora dovevo surfare, lui non doveva più surfare, lui già aveva i 14 Sì. punti fatti e io ero in una posizione che dovevo, e visto che ero già stanco, quella è stata la Ma si decisione che vede ho adesso preso e che lui, secondo a me... un certo punto tu proprio lo lasci andare. Cioè lui ti risupera perché era più fresco, e ora lo so, però ci siamo persi tutti i passaggi precedenti, quindi poteva essere anche... Ah Però poi tipo a un certo punto si allunga troppo il distacco, quindi dico mi no, sa no, lì per quindi me ero già la mia mentalità era già prendendo un'altra onda, magari una che arrivava un po' più sotto al point, una direzione dell'onda diversa.
E alla fine, secondo me, è stata la decisione giusta, perché subito ho preso il 7,77, che era l'onda migliore della Heat, per tornare Sì. in una posizione di... che poi il 6,23 alla fine veramente era più che fattibile. C'erano state due onde Che non è dove più non erano arrivato poi, non è più granché. arrivata, sì, mi ricordo. E Sì. il 6,23 che mi serviva alla fine, senza priorità, è stata... a causa degli errori che ho fatto nei primi 23 All'inizio. minuti della Heat, che se avessi avuto un 6 e mezzo, un 7, lì la Heat, cioè lì ero già davanti. Sì. Però sono errori che, come ho detto, infatti ero molto deluso di quella Heat, perché ok, era il giorno che mi sono qualificato per le Olimpiadi, però era una Heat che potevo veramente batterlo, perché stavo surfando meglio di lui, secondo me. E ogni hit che ho perso contro Jack quest'anno non è stato perché lui ha surfato meglio di me, ma perché ha scelto le onde migliori. E quindi questa cosa mi dà fastidio, cioè mi rode, perché non mi rode, però Da fastidio ci sta. mi dà fastidio, perché comunque non è, cioè, ci sono diverse gare questa, ci sono state diverse gare quest'anno che stavo surfando molto molto bene e potevo andare ancora più in alto. Ed è una cosa molto positiva, perché molto Spalla. probabilmente, speriamo, con un grande risultato alla fine dell'anno finirò nei top 10. Se vinco Tahiti, che molto, è molto possibile, forse potrò entrare nei top 5. Adesso la Che strada è l'unico un in po' più bilico lunga di è quello. Iago, no? L'unico un po' in bilico di quei cinque là. Non Esatto. E magari non è, è cioè la sua. non, Lui non farà un gran risultato, magari, può essere. magari non farà, però dipende molto da lui. Se lui fa un Anche risultato, da vinco John e la da gara. Gabriel che ti stanno avanti, no, Leo? Esatto. Vabbè, però comunque stavo vedendo che, se non sbaglio, tra Covid, infortuni, cat e cose varie, tu non gareggi a Tahiti dal 2017, giusto? Giusto, esatto, perché Voglia nel incredibile. 2019 purtroppo avevo l'infortunio alla spalla e non sono potuto tornare. E poi nel 2020 non c'è stato Covid, nel 2021 non hanno fatto Tahiti, L'anno e scorso il CAT. l'anno scorso il CAT e quest'anno siamo tornati. Quindi cavolo, ci torni 6 anni dopo a gareggiare a Tahiti, però sei andato per conto tuo, no? A Sì, allenarti al sono grande. andato più di una volta e ho passato tempo là a Tahiti. È un'onda che comunque mi piace molto. E comunque, innanzitutto, prima di qualsiasi cosa, l'obiettivo era arrivarci. Adesso sono felice che, come ho detto, ho un anno per prepararmi. Adesso vado per gareggiare, ma sono sicuro che tornerò per passare un po' più di tempo a Tahiti e cercare di conoscere o imparare quest'onda nel modo migliore possibile, perché credo veramente che sarà una bellissima opportunità per me, perché nei tubi, secondo me, è dove mi trovo di più a mio agio, come si è visto a Pipe, e credo che avrò una possibilità grandissima di non solo quest'anno fare un grande risultato per finire l'anno, ma l'anno prossimo ritornare per portare una medaglia a casa. Medaglia, assolutamente. E invece, Leo, una domanda più generale, visto che ti sei preso questo spazio in più, te la faccio. Ovviamente, te sono tantissimi anni ormai che respiri il mondo del surf come atleta principalmente, però io non posso pensare che tu, avendo anche la famiglia che hai, non ogni tanto ascolti certi discorsi, ti fai una tua idea, soprattutto su come sta crescendo il mondo del surf a livello globale, sia lato surfing industry che lato nuovi appassionati, tutto quello che succede anche con i surf camp, la gente che gira, l'affollamento, eccetera. Ovviamente adesso è un momento un po' difficile perché dopo il Covid, che c'è stato un boom pazzesco, le aziende si trovano ad avere un po' più di difficoltà. La stessa Quicksilver, che comunque per tanti anni è stata con te, non ha potuto rinnovarti, farti l'offerta che volevi. Come credi che però andremo avanti nei prossimi anni? Cioè, pensi che veramente l'Olimpiade ci darà quel boost incredibile per partire ancora più forte? Guarda, sinceramente non credo che le marche di surf torneranno a quello che magari erano 10 anni fa. Secondo me per almeno 10 anni. Per almeno Ok. 10 anni, secondo me, le marche di surf non ritorneranno a quei livelli. Secondo me le marche di accessori, di tavole da surf, avranno un boost molto più grande. Come Noe Euroglass e tante Pucas, tante altre marche che non solo fanno tavole da surf ma anche accessori,
Lì secondo me ci sarà un più grande boost perché il numero di surfisti sta crescendo e con le Olimpiadi di sicuro continuerà a crescere. Però non è più come prima che il surfista comprava solo roba da vestire da Sì. Quicksilver o da Billabong. Oggi il surfista compra qualsiasi, cioè quello che Anyway. vuole, che è H&M o che è K-Way, speriamo. È bellissimo vedere che ci sono altri marchi fuori al mondo del surf che stanno interessando. E al mondo del surf, i marchi di surf avranno un po' più di difficoltà, ma il surf continuerà a crescere e le Olimpiadi di sicuro aiuteranno tantissimo a questo. Sì. E invece E sul da una tuo. parte, scusate, interrompo, da una parte mi dispiace molto perché ovviamente anche per la nuova generazione non ci sono più i contratti che magari c'erano prima, che già a 14-15 anni potevi avere un budget molto buono per investire su te stesso e avere tutte le possibilità per raggiungere quei livelli. Fortunatamente ci stanno marchi anche come Red Bull che aiutano molto in questo, che hanno un buon programma di performance per far crescere i nuovi talenti. Però prima era veramente diverso, cioè il lavoro che avevano fatto Quicksilver con Mecca, no? Jack, Mikey Wright. Stessa cosa, Billabong con Ethan Ewing, Seth Moniz, Griffin. Oggi purtroppo non ci sono quei programmi che aiutano la nuova generazione come il rocchismo, come i nostri piccoli anche italiani. Però dall'altra parte ci sta la federazione italiana, Federazioni, infatti. che le federazioni come la federazione italiana che stanno spingendo molto per questo e io vorrei cercare di riprodurre la stessa strada che hanno creato la Red Bull, la Quicksilver per me quando ero piccolo, attraverso la Federazione Italiana e le Fiamme Sì. Oro. No, infatti stavo proprio pensando mentre facevi questo discorso che gli unici che possono tappare quel buco sono le federazioni. Secondo me lo possono fare in maniera molto simile nel momento in cui si strutturano con persone del mondo del surf, come Adriano, ad esempio, no? Perché è chiaro che Esatto. le federazioni dall'alto hanno bisogno di un dirigente, di qualcuno che conosca le dinamiche, che sappia praticamente mandare avanti un'azienda e anche fare un po' di politica, perché è inevitabile. Però se poi le Certo. persone a contatto con gli atleti vengono dal surf e vengono prese perché hanno già fatto la storia prima ancora della federazione, là diventa una roba Esatto. interessante che può produrre dei risultati. E sono d'accordo. E invece quello che volevo chiederti è, prima quando ti chiedevo della Paddle Battle, mi hai lanciato una piccola frecciatina stab, dicendo ovviamente che volevano coccolare il loro surfista australiano, ma questa cosa di essere italiano nel tour, tra l'altro l'unico europeo, è cambiata negli anni, che prima magari eri il cocco di tutti, c'è cioè l'italiano, eri simpatico a tutti, ora che inizi a vincere stai un po' più sulle palle, non lo so, come funziona? Tu dici tra gli europei? No, in generale, come sei visto te dagli altri, non solo i tifosi ovviamente, ma anche i colleghi nell'ambiente, cioè perché sai, quando tu non vinci e sei la scoperta, sei simpatico a tutti, anche nel calcio è così, no? La neopromossa, Inizi, certo. l'Atalanta, poi dopo inizia a rompere le scatole e magari cambia l'atteggiamento, iniziano un po' a, non lo so. Guarda, è ovvio che quando inizi a battere più surfisti e quando più surfisti ti battono a te, anche se non vuoi avere questa rivalry o questo feeling strano con gli altri, è normale che ci può stare, che ci sta. Però Sì. devo dire che il circuito mondiale è un tour molto, cioè molto singolo, che ognuno fa un po' i cavoli suoi. Quindi io Ok. faccio un po' i cavoli miei, Canoa fa il suo, cioè fa la sua vita, Jack fa la sua vita, quindi non è che stiamo sempre insieme o ci stanno quei gruppi di loro che stanno insieme e tu sei escluso completamente. Magari qualche brasiliano, ma stanno un po' più insieme, però il circuito mondiale è un mondo abbastanza singolo ed è per questo che io sto circondando con le persone che mi piace molto viaggiare, che sono Sofia, la mia fidanzata, Tommaso, Waves Hunter, Adriano anche, che è venuto sulla maggior parte delle tappe insieme a me. E così abbiamo la casa nostra, la nostra routine. Quella è la tua squadra, diciamo. Quella rimane la tua squadra e da una parte quello che succede fuori dalla squadra neanche te ne accorgi o pensi. Ok, E ok. poi devo dire che ognuno è competitivo, ognuno fa la sua vita, ognuno è competitivo, quindi se sei un po' più stronzetto in acqua, se sei un po' più aggressivo in acqua, alla fine lo sono un po' tutti, quindi Nessuno si risente, cioè, Nessuno si risente, d'accordo. questa è una cosa anche molto positiva. Per esempio, c'è stato un esempio
con Gabriel a Jeffrey's Bay, che Gabriel è la persona più aggressiva in acqua nei free surf, che fa sempre giretti o... E c'è stato un momento che mi ha fatto un giretto, ovviamente toccava a me, io ho preso l'onda, sono partito, lui ha un po' urlato, tipo, oh! E io sono partito, l'ho droppato e ho preso la mia onda, che aspettavo da un bel po'. E quando sono tornato fuori dopo l'onda, ho detto, questo, guarda, ora mi devo mettere a litigare con Gabriel, che palle. E invece no, invece ha subito detto, era l'onda tua, vero? Cioè l'aveva capito, era l'onda Ah, tua, e così era l'onda mia. Fatto, ah, ok, non ti preoccupare, proprio non era per niente. ok. Quindi comunque lui ci ha provato, nel dubbio ti ha urlato, vediamo se Esatto. questa bocca, te poi ha detto col Però non cazzo, è. E ne sei andato. Gabriel è molto bravo su questo, che ci prova, però se tu gli fai una cosa simile, non è che si arrabbia o Com'è lui il si. primo a farlo agli altri, non si preoccupa, cioè dice Esatto. onesto, onesto, ho capito. È una cosa positiva, nel senso. Che è normale che sei aggressivo e competitivo, però devi anche rimanere on essere onesto con te stesso. Certo, è vero, però non è banale, lo sai che in tanti altri sport, anche individuali, si usano un po' questi trucchetti e alla fine non c'è l'onestà intellettuale né la sportività di ammettere, ok, c'è un perimetro, ogni tanto vado oltre, però chiaramente rispetto se tu capisci che sta a te, quindi ovviamente ognuno ha il suo spazio. E invece, Certo. l'ultima cosa che ti volevo chiedere, io mi ricordo la prima intervista che abbiamo fatto qui su YouTube, che era quella una lunga, mi pare che tu fossi arrivato in Australia, eri in Nel quarantena, sì. Esatto, Covid, in quarantena, se mi per il Covid. ricordo. Mi ricordo che tu avevi detto, e lì ho detto, cavolo, che notiziona la storia della Whirlpool, no? Cos'è successo nel mentre? Io un po' so, non so cosa possiamo dire, però succederà prima o poi questa Whirlpool in Italia, grazie a te, alla tua famiglia e a tutte le persone che stanno lavorando. Succederà? Sono sicuro che succederà. Ovviamente ci sta mettendo più tempo di quello che magari speravamo tutti, non solo io, non solo Servizi noi italiani. del nostro team, però tutti gli italiani al mondo lo sperano. Il problema è che l'Italia è un paese difficile per diversi motivi, politica, regole, cosa puoi costruire, dove, come. Quindi ci sono un po' di cose dove dobbiamo, che dobbiamo. Dei piccoli step che dobbiamo fare una alla volta, però stiamo ancora sul punto e stiamo un bel pezzo avanti e abbiamo una bellissima relazione con Wave Garden, che loro credono in noi, noi crediamo nella loro tecnologia, quindi sono sicuro che succederà. Adesso quando non te lo posso, cioè non Certo, neanche lo so io, non saprei certo, certo. cosa dirti, però io spero veramente che succederà tra poi il prima possibile e che speriamo che qualcuno del mondo dello sport in Italia ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo, questa Whirlpool che tutti sogniamo in Italia. Ti ringrazio tanto, Leo. Allora, in bocca al lupo per Tahiti e poi ci vedremo magari dopo, se verrà a fare un giretto in Italia, così ci saluti un po' a tutti, che lo sai, quando vieni qua Crepi, come l'anno scorso è epico. crepi, dai. Ciao, ciao. Grazie mille.